Non c'è niente di meglio che condividere momenti preziosi con la tua famiglia. Ma quando si parla di musica, voglio stare nel mio mondo. Ecco perché adoro il mio piano Spotify Premium Family. Fa niente se i membri della mia famiglia ascoltano pop o qualsiasi cosa chiamino musica ai giorni nostri. Io posso comunque sentire la mia adorata playlist con musica classica in ogni momento. Fino a 6 account in un unico piano. Suona bene, no? Clicca sul banner per scoprire di più. Non c'è niente di meglio che condividere momenti preziosi con la tua famiglia. Ma quando si parla di musica, voglio stare nel mio mondo. Ecco perché adoro il mio piano Spotify Premium Family. Fa niente se i membri della mia famiglia ascoltano pop o qualsiasi cosa chiamino musica ai giorni nostri. Io posso comunque sentire la mia adorata playlist con musica classica in ogni momento. Fino a 6 account in un unico piano. Suona bene, no? Approfitta di 3 mesi gratis. Clicca sul banner per scoprire di più. When it hurts like this, we climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we're ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be we'll be right back.
so distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. Tainted love is all we have. Our issues run so deep that when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done,
Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the time.
cioè, qua veramente quella piccola accelerazione anticipata oppure quella curva chiusa leggermente meglio fa la differenza su una posizione o meno, anche se questa è una pista un po' più corta, quindi magari gli distacchi sono più inferiori, però più in gara magari più tanta percorrenza o... parare... sì, questo è poco ma sicuro. Intanto mi dicono per messaggio che abbiamo una live con qualche problema. In teoria dovrebbe essere fissato tutto, dovremmo già aver sistemato tutto. Guardate che i messaggi sono vecchi, intanto scusami. Terza in posizione. Sì, Chiado si affaccia nelle due posizioni che contano, il Finn Kuroi che scavalca sia Darius che Daddy. Darius! Ace Bart si prende la terza posizione. No, adesso è quadra Ace Peter perché in chiusura ha fatto tre caschi rossi. In chiusura è... No! Non devo dire niente. Larghissimo. Perfidus peccato. Adesso però. Peccato. E invece perché... Perfidus. Perfidus ha ancora la possibilità di fare bene. Se ha imparato dall'errore lì, deve cercare di non dare troppo casco rosso anche qui. Qua la pennellata. Difficile. Qua la pennellata. Deve cercare di non restare troppo sul bordo e fare faticare il posteriore. Leggermente qui, la moto che ho detto, leggermente largo. Deve cercare di chiuderla qui adesso. Importantissimo rimanere stretti a bordo e non uscire troppo. E alzare subito la sua KTM. Il numero 56 graffiato. Larga e deve graffiare la polla adesso. La chiusura è bene. E la cuce bene l'uscita, con la tigre che leggermente peccheggia e la chiusura sul tiro in no! Rimane sempre lì. Forse il fatto che è uscito troppo cucito a cordolo, magari ha fatto spinare leggermente la ruota dietro, perdendo dei metri, scaricando tutti i cavalli a terra. Invece c'è X-Bart che anche lui dimostra di essere ancora in palla per la pole position. Non vuole mollare la palla. Comunque Peter è a 4 millesimi da Perfidus. Sì, sì. Mamma mia. Neanche un foglietto. È incredibile. Poi c'è Bart a un decimo. Perché ci sono 10 piloti in un secondo. Incredibile. No, c'è stato un attimo un bug visivo dove ho fatto una piega di tipo 80 gradi. Che i piloti stanno migliorando anche a livello di prestazioni, sì. Però è anche vero. È giusto da dire questo, che hanno avuto due settimane attraversone. Per dire, ragazzi, no! No! Là ti devi levare, ti devi levare. Speriamo non abbia fatto casino, anche se... Mannaggia, no, gliel'ha tolto. Yeah. Mannaggia Davide. E diciamo che da un lato non lo può sapere, però beccato. Sì, peccato che non si è tolto subito. Tanto mi sa che è comparso l'avvertimento per Daddy, se non sbaglio. Sì. Comparso anche a te. Per capire di fare più attenzione al rilascio dei box. Aia, Tanto sì, abbiamo un attimo i primi due qua, che continuano a darci questi caschi rossi. Attenzione dietro, ancora battaglia, incredibili tra il Peter, oh mamma che casino. Caschi rossi di nuovo, incredibile. Ma si sono dati fastidio, secondo me nel post gara ci saranno tante discussioni. Troppo caos in lancio. Sta cucito Peter qui dal traguardo. Ci siamo. Occhio aperto. Non riesce a chiuderlo. Ha preso completamente la scia del pilota della Ducati. Quindi vantaggio per il nuovo pilota bene. Francese. Però è arrivato leggermente lungo. Infatti è uscito. Sempre quest'ultimo settore un po'. Complicato da fare, bisogna evitare di perdere il più possibile. Per ora nessuno sembra si stia migliorando, tranne il primo settore. Un po' statica ora la griglia di partenza. Sì, ancora un po' di difficoltà. Ok, adesso mi hanno detto che i Valtez. Valtez sarà appena arrivato. Picchiolino. Picchiolino doppio casco giallo. Deve assolutamente. Dicono dal coordinamento Rick che ha la penalità Valtez, quindi deve partire comunque in ultima posizione. Sì, però in questo momento infatti è ai box. Undicesimo. Sì,
Starà provando il passo gara, infatti non l'ho visto un malaccio in pista, infatti mi sembrava strano trovarlo in un Terzo casco secondo. giallo, ultimo Sì, settore, deve farlo e assolutamente bene. leader. Scusi, infatti andiamo sul picchiolino, hai ragione Non tu. vuole partire troppo dietro, dopo andiamo subito da pizza. La Ha fa bene. bisogno di concretizzare qui. Ah, sempre lì A è meno che non difficoltà, però faccia vediamo l'uscita cosa succede. forte, però resta chiuso il Esce colpo. forte, esce forte, esce forte, Dai, vediamo un tiro dai. di Terza Mamma mia! posizione. Al soli 35 millesimi! Mamma mia, è Peter largo qua. Largo Mamma mia, il mister picchiolino! 24. Mamma, che impresa, Incredibile. picchiolino! Li abbiamo un po' preso di mira nelle prime fasi del commento e subito ci risponde con un tempo No, allucinante. It's no. Peter too, it's Peter Alla mentre stava. stessa curva di prima, lassù. Mamma mia. No, La curva ma per lui è una deve essere mietitrice di maledetta. vittime. Non si può fare. Incredibile. Incredibile. Mamma mia. Comunque Picchiolini ha dimostrato di essere competitivo nonostante l'ultima gara. A Ma io ho paura Termas. per gli altri, cioè Picchiolino che mi parte in terza posizione con le gare che fa, ha la possibilità di Sì, veramente può creare una puntare alla vittoria situazione. Eh se sì, la gioca cioè, bene. non voglio dirlo, però sì, l'hai detto tu. Adesso però Darius incredibilmente mi fa due caschi rossi. Anche lui, secondo pilota Chiedo Petronas. la regia di inquadrarlo, incredibile, numero Sì, subito qui. 85. Belga, che prende con un'aggressività il cordolo esterno, che è una fiducia. Mamma mia. Impressionante, attenzione a questa serie di curve destra, importantissimo dell'ingresso qui, per poi arrivare Cucito, resta all'attaccata cucito, vediamo qua. là. Ah, leggermente in penna Oh, l'anteriore. pelo sul cordolo, riesce a rimanere dentro. Vediamo qui, Adesso non questo è il punto capisco, critico, il T4, la fine del T4. giusto intanto, giusto per la Penultima cronaca. curva, riesce a chiuderla. Lo tiene, e allora è forte rischio. Position, perché anche il terzo settore è rosso e rimane cucitissimo il cordolo. Sa che esce anche fortissimo, ma come la gira questa M1? Sembra quarta Renault, il chiusura del Wow, giro. quinto! Quinto, è comunque riuscito a risalire. C'è Ancora un Peter. tentativo, ancora un tentativo. Se Non ha la finito le giocano bene. bombe. Intanto Chiad è partito come un missile dell'aria. Secondo me non ci Rosa al primo settore, però il casco rosso lo fanno un po' tutti, quindi Perpetus Vediamo sicuramente Peter non ha che fatto il magari. primo settore buono. Oh, Perpetus si deve rilanciare, Peter anche si deve rilanciare, Picchiolino al Gebart secondo col settore, rosso, Gebart col rosso, parte, ultima curva. No, qua. Bug ah, visivo. è un po' di problemi di connessione, non si capisce dove ha messo le gomme in realtà. Vediamo. Wow, pole Pole position! position 1:35 Rubata 1. così. Rubata così, Mamma a mia. 20 secondi dalla fine. Mi sa che invece per Però Picchiolino Picchiolino, è finita perché Picchiolino, è lì, due bisogna caschi vedere la rossi, fine vediamo nel del terzo terzo. settore perché ho paura che abbia toccato col bordo il cordolo. E infatti sì. Ah no, No! cascheroncione. Come non detto. Però dai, perché questo è il Ma riferimento al magari giro può di essere. parte. Sì, ma può essere anche di qualche centesimo, secondo me. Sì, ha detto anche dai caschi rossi, sicuramente di poco. E no! No! Rimpiado. No! Mannaggia. Mannaggia. Peccatissimo, veramente per niente. Invece c'è Veramente per Chiado che sta niente. per chiudere in seconda Seconda posizione. posizione! Mamma mia, la seconda Yamaha. Mamma, Chiado Finale, intanto spiace c'è tutti! Jäger con la Suzuki. Se migliora, Ma adesso vedi una Jäger dovrà posizione. ripartire ultimo, quindi sarà comunque Insieme declassato in ultima posizione. a. Ci penserà la direzione di gara. La fine della qualifica. Perfidus sta per concludere il suo ultimo giro. Migliora il suo tempo, ma non abbastanza ora per Adesso riprendersi la abbiamo. pole. Mamma mia, che qualifica. Jäger o Valtz che aveva la penalità? Scusami, che ho avuto un momento Vazels, di. Vazels. Ok, allora non ho la penalità Jäger, scusatemi l'errore. L'ho visto in diretta, il sbaglio chiuso Mamma mia. l'anteriore. Vediamo Xpeter Finita così. anche arancione, potrebbe puntare alla seconda posizione e prendere il posto della Yamaha ufficiale. Vediamo qui dove hanno Ah, perso niente. tantissimo. No. Niente, non si migliora. Vediamo anche Perfidus che va largo. Perfidus leggermente largo, non credo. A meno che non Potrebbe punti forse all'uscita più agguantare la forte. posizione di Chiado, vediamo. Se Oh, sì, invece no! mamma mia. Per un solo millesimo!
Perfilus prende la pole position e dice di no a X-Bat a fine qualifica. Che qualifica! 1.35.122, 1.35.124, 1.35.269, veramente ragazzi. Questa credo che sia stata una delle migliori qualifiche finora, che tengono Volfato sospeso fino all'ultimo secondo. Incredibile. Tanto non ci stava. Pilota che mi stava comunicando le gomme per la gara. Sì, abbiamo anche un riferimento, in questo caso parlo di Teddy, che monterà soffice l'anteriore e la dura posteriore. Qui abbiamo due filosofie di pensiero. Sì, diciamo che c'è una media o la soffice, in questo caso Teddy, per cercare di recuperare più posizioni possibili. Comunque, in chiusura, confermiamo questi tempi con sicuramente tanto appagamento, perché è stata una qualifica senza fiato e spero che anche la gara sia così, con un perfido in pole position all'ultimo. Ma è stato un po' di risposta cocchiato, it's part it's beat, Picciolino stesso, Darius, è stata una cosa impressionante. I primi 5 erano in bagarre per la pole position. Ma voglio vederli in gara. Intanto confermiamo i risultati. Sì. Ricapitolando, comunque un Riand veramente irriconoscibile, solamente 8 decimi di distacco. Assolutamente. Stanno dimostrando di essere in palla per questa gara. Sì, sì, si sono allenati tanto, ho parlato con alcuni di loro, sono molto sicuri del proprio passo, quindi sono veramente curioso della strategia che opteranno, soprattutto per le prime fasi di gara, perché comunque la scelta della gomma c'è veramente poca differenza, solamente la gomma anteriore, perché purtroppo essendo la pista molto calda sarà difficile reggere un posteriore medio soffice, una media che comunque abbiamo notato che non funziona quasi mai, quindi opteranno sicuramente tutti per l'alta posteriore. Però abbiamo veramente pochissimo tempo per dare gli ultimi dettagli prima dell'inizio di questo Gran Premio, ricordando che comunque una prestazione veramente anonima da parte del pilota italiano Riand, che speriamo che si risollevi un po' in gara come il suo collega Jäger, che è anche esso in difficoltà, non troppa, però le Suzuki un po' anonime in queste prime fasi di qualifica. Invece una Yamaha che si è dimostrata essere veramente smooth, molto morbida e dolce, soprattutto nelle fasi dei cambi di direzione, che gli permetteva anche ai piloti di prendere il cordolo esterno con una discreta facilità, ed è una cosa molto importante su questo gioco, non trovi? Sì, sì, infatti a me mi ha anche stupito la Ducati, che nonostante la pista sia un po' ostica per quel tipo di moto, siano riuscite comunque a dimostrare di essere competitive, di dimostrare che siano lì davanti. Sì, comunque il passo ce l'hanno, Daddy sicuramente ha un passo, purtroppo parte un po' dietro, però si sa, la gara è veramente imprevedibile, soprattutto nelle prime fasi, speriamo che non succeda niente di grave. E intanto dal coordinamento mi danno l'ok per iniziare questo Gran Premio. 5, 4, 3, 2, 1, si parte per il Gran Premio Classe Academy League. Sono veramente emozionatissimo, veramente non sono fit, ma veramente sto già sudando le mani. È qualcosa di... sarà... non vedo l'ora. E adesso però è tutto pronto, il gas a martello! E andiamo! Partenza impressionante da parte di Perfido, dietro si danno un po' di pagare un po', stanno fastidio, però chiama la città! E di curva 1 che va davanti! E no! Caduto di Picciolino che porta fuori, e Perfidus si ritrova magicamente in questa posizione. Attenzione, a lottare dietro, oh! Ancora contatti tra i due Suzuki. Oh mio Dio, ho detto che sarebbe successo. Intanto Teddy, zitto, domo, cacchio, perché solamente una posizione ed è un calvario, non so che seguire per prima. Attenzione. Subito dentro una Yamaha Petronas, credo che sia quella di... guarda le Yamaha, mamma mia, come sono pagatissimi, la porta. Posizione, prende un po' l'erba e quindi è costretto a perdere la posizione, perde tantissime posizioni di Peter, veramente in difficoltà. All'interno la Priglia che cerca di tenere il Chiado dietro. Ho visto che curò il Chiado, che non so se se la davano proprio a dire in maniera cortese, ed è Balzet che dall'ultima posizione si ritrova quasi in quarta. Sta rimontando, incredibile. Fantastico il sorpasso su Perfidus all'esterno. Però Perfidus non ci sta.
No, ci sta. Non ci sta. E le mani di rete che sono quello. Qua, qua non lo so, Quando... cioè, no, 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 Perfidus! No, Perfidus! No, Perfidus! Credo sia stato più un errore di. Sarà da rivedere sicuramente. Ho visto dalla telecamera questo. Ha dato gas sull'erba. Però comunque sì, sono rimasti tanto aggressivi nel difendere la posizione. Tanto siamo sul giro. Sul dritto è caduto in parte! Credo problema di lag. Sul dritto è caduto. Sì. Si ritrova invece la posizione. No, ragazzi, l'avevo visto che stava laggando un po'. È magicamente chiaro. Si ritrova in prima posizione. Il pilota italiano dell'Academy. Incredibile! Veramente incredibile le prime fasi. Picchiolino. Invece, in questa posizione cerca di dare un po' di distanza. Anche il Picchierino si sta lamentando in live, Picchierino si sta lamentando in diretta. Non so che cosa è successo, ma ha urlato forte in inglese qualcosa, quindi probabilmente da rivedere. Veramente da rivedere quello che è successo! Ma dove avanti? Che cosa sta super primo succedendo? Giro e mezzo da controllare qui in post gara. Non so se sono solo io che vedo un chiado. Oh no! Caduto di lenti, il cordone. C'è il pilota ufficiale della Ducati. Cioè, doveva mantenere la concentrazione in prime fasi. Era lì, che se lottava in terza posizione. Darius ringrazia. E Darius ringrazia. Intanto che il Kuro magicamente si trova in seconda posizione. Tanta roba per il pilota Aprilia. Chiado veramente rischia tanto, non so chi guardare per primo. Intanto Perfidus, che recupera qualche minuto. Il vuoto subito per evitare i seguitori che gli possono magari impedire di imporre il suo passo. Secondo me Perfidus ci prova, perché non è. Non gli importa delle distanze. Darius resta davanti con una striscia nera per terra da parte. Dario sembra che stava quasi chiudendo l'anteriore, intanto molto supportolo Perfidus, molto supportolo, ha tanta fiducia e rischia tanto, che vence tanto il pilota della Invece punta lo scarico di Picchiolino, che non è neanche lontano 4 decimi. Però Picchiolino si deve calmare perché l'ho visto arrembante tanto al... L'hanno fatto, non so se l'incidente del primo giro, secondo me l'hanno un attimo fatto perdere di concentrazione, anche perché sì, non erano aspettato Vampolungo Peter, però riesce a tenerlo dietro. Peter, intanto da notare, scusa se ti interrompo, il gioco di squadra delle sue Suzuki, fatto scioglilingue, che cercano di trainarsi a vicenda. Finalmente iniziano a capire che questo gioco deve essere interpretato, c'è bisogno di un lavoro di squadra e se si lavora insieme, se gli altri si danno fastidio. Questo in tutte le classi, anche in quella regina della Pro. Cioè se tu ti organizzi, mamma mia, che rischio da parte di Rian, con la parte della come posteriore sul corpo e lascia il pulmone di riga bianca, ma quanto sono vicini, come se fra la classe Moto 3 sono veramente appiccicati nelle. Vicinissimo. Sì. Per Buzzer che riscese in undicesima posizione, 4 decimi di Peter, mamma mia, rischiava un incidente con Picchiolino nella prima curva, ma per fortuna ha allargato. Sì, 35,7, giro veloce del pilota dell'Aprilia in seconda posizione. Il Kuro infatti stiamo notando che ha recuperato qualcosina da chiaro. Sì, non vuole lasciarlo scappare troppo via. Perfect! No. Peccato. Peccato quei passi perché nelle prefasi. Ha dato un po', però secondo me è stato con codato alle Suzuki, c'è un Bart. Che. Cerca di farsi sugli Jäger. Chiado inizia la gara, Chiado inizia la gara tantissimo. No. Chiado le mannaggia. Da un lato spero rimanga allora questo distacco, se rimane ancora in questa condizione, perché se il lag lo percepiscono anche gli altri c'è il rischio da parte di Chiado di essere squalificato dalla corsa. Non vorrei che su
succede una cosa simile. Speriamo, quindi l'unica strategia che ha chiaro paradossalmente in tranquillità in prima posizione non può neanche esserlo più di tanto, perché rischia... Oh, picchio, dove va? Picchio, dove va? Mannaggia, non ho visto se ha provato la staccata su Peter o... non lo so. Mannaggia, no, me l'ho detto, era troppo agitato. Ma lui ha tanto potenziale, io lo continuerò a dire all'infinito, lui ha veramente tanto potenziale, ma si perde in un bicchiere d'acqua, ragazzi. Però ora la gara è lunga, sono passati solamente 5 giri, è passato più di un terzo di gara sicuramente, però vede a tiro, secondo me ha ancora la possibilità di agguantare il podio. Sì, sì, se... Occhio! Occhio su parte! Occhio su parte, che è veramente vicino, adesso può approfittarne, però può entrare, se no! All'interno come resiste Bart? Mamma mia, cosa gli ha fatto? Andiamo a vedere qua un attimo in staccata cosa potrebbe combinare. Ah no, è la distanza è tanta, ma l'arco! Adesso, però attenzione perché chiude subito, adesso scritto picchiolino. Prova l'incrocio, ma è un tempo! Il sorpasso di picchiolino, cicatriziale, su pilota, olandese! Però leggermente l'arco qui, potrebbe approfittarne il fatto, però la distanza è abbastanza tonta! E il fan qui, dove è impossibile entrare, e se la chiude, prende l'incrocio, e l'incrocio! L'incrocio! Ma il cratro non esiste all'interno! Il cratro non l'aiuta! Mamma mia! Non può farlo qui il sorpasso! Calmi ragazzi! No, non può farlo! Calmi ragazzi! Non esageriamo per favore! Calma, calma! Non può farlo! Sembrava quasi un Rossi Gibernau finché... No! Picciolino, mi dispiace! Ma non c'è! Mannaggia! Azzardato, ma era impossibile. Tanto ero un attimo davanti tra i due piloti della Petronas che stanno inseguendo il pilota francese della KTM. Se come dici tu, i due Suzuki si stanno dando una mano a vicenda con il così, visto che Rian è adesso in sesta posizione e Jäger solamente in decima, le due Petronas invece si stanno sicuramente stanno facendo un'ottima strategia, e non solo per posizioni di rimpalzo, mi stiamo parlando del podio. Sì, qua se riescono a darsi il tirone per riprendere quelli davanti, sicuramente, magari non forse la prima posizione se chiedono un Ferrari, però sicuramente dalla seconda in avanti potrebbero farcela. Mamma mia, un attimo, prima metà di gara però piena di emozioni. Sì, sicuramente, intanto dal coordinamento mi dicono... mamma mia, però dietro ci sono botte risposte da picchiolino. Cordolo lo fa andare larghissimo. No, caduto il Peter, l'ho visto! Cordolo esterno, no! No! Mannaggia, questa pista è... Troppe cadute, è veramente... Una maledizione. E Perfius adesso si trova magicamente in seconda posizione, ha il passo per vincere. Rian vede anche la quarta posizione portata di mano in questo momento. In una gara per lui faticosa. Occhio all'esterno, Rian non lo può fare qui all'esterno. Però infatti vinta, perché lo farà all'interno. Niente, mamma mia Rian, che cosa stava portando in manca. Un sorpasso direi quasi come un Eurogol. Attenzione, Ricky esce forte. Ricky esce forte, secondo me. Una tu Darius! Date Darius, un altro protagonista! Non ci posso credere, Darius. Madonna. Rianda! Ma proprio quando le sono oddio, lo stava centrando in pieno. Rianda! Affrontare. No, cade parte. Un macello. Non so cosa sia. Oh, dietro! Battaglia Ducati a 3. Tra Bart, Peter e Denti. Ma Denti e Picchiolino se ne stanno giocando con... Ho visto qualche sorpasso e contro sorpasso, io resterei su questi qua, no. Ma che Picchiolino... Ma Picchiolino no! Mannaggia! Fortuna, diciamo che era... aggressivo, ma... No, ancora... non è diciamo, una persona scorretta, solo che in questo momento... Intanto... È veramente preso dalla foga e quindi non sta connettendo.
Occhio perché al terzo avvertimento potrebbe scattare, dopodiché una penalità per un safe release. Non vorrei che il pilota Ducati incorresse in questa penalità, soprattutto perché lui lo sa, può spingere e anche essere pulito, deve solo calmarsi e concentrarsi. Mancano ancora un po' di giri per poter portare a casa un buon risultato. Mamma mia. Intanto Berkovic da 2.4 a 2 secondi, Chiado non può stare mai tranquillo perché se lo recupera rischia la bandiera nera. Rian comunque non molla il pilota dell'Aprilia. Anche se adesso lo vedo leggermente più stabile, Chiado. Quindi non è detto che potrebbe ancora una penalità, però Berkovic sta recuperando 3 decimi al settore. 4 prima e 3 adesso, 1.7. 1.7 per il pilota francese, che guarda il pilota Yamaha. Secondo me lui ha puntato alla seconda parte di gara. Secondo me lui ha puntato alla seconda parte di gara. Però questo è il momento giusto se vuole approfittarne. Sì, perché se rimane troppo dietro a fissare il Chiado rischia che poi le cose cedano e il vantaggio accumulato in questo momento potrebbe annullarsi, quindi conviene battere il ferro finché cade. Perché è un po' largo. Largo ma di traverso, quindi secondo me ha anche perso. Occhio a picchiolino con Bart, occhio a picchiolino con Bart, perché è una lotta secondo me da seguire, perché sono in questo momento, mentre mantengo un occhio sulla telemetria per vedere se c'è un recupero un po' più sostanziale da parte di Berkovic nei danni in questo caso di Chiado, che è ancora autore di una gara strabiliante, il pilota italiano. Picchiolino che rischio, questo è un po' il freno motore. E qua c'è un po' di battaglia per l'orgoglio tra Ducati ufficiali e satellite. Vorranno dimostrare. No, ma è largo. Io detto sto facendo tanti problemi inizialmente. Io vorrei chiedergli qualcosa perché se dopo questa gara possiamo. Darius ancora. No. Questa è una bella! Non puoi entrare così subito per cercare di dare fastidio, Darius. Non puoi Mamma fare così. Mia. Hai rischiato di centrare in pieno picchiolino. Per fortuna tutto si è sistemato per il meglio. Occhio perché il start ci vuole provare adesso. Mamma mia quanto è vicino su Daddy, eh. Ho visto già un attacco prima leggermmente sì, ho voluto provare un attimo in staccata lì, ma visto che non ci poteva stare, si è rimesso in linea. Oh, però perfido solo un secondo. Mamma mia, è andato 7 decimi. 8 decimi. Oh, mamma mia, largo però qui Perfidus. Occhio, prendere. La prossima potrebbe rischiare l'avvertimento, infatti. Ah no, l'ha già preso perché l'ha già fatto un paio di volte. Troppo, deve stare tranquillo. Non prendere il verde. Riuscire anche bene questa curva. Ora Chiedo non deve farsi prendere dall'ansia, dalla pressione. Ora che passerà davanti mi manderanno... Vorrei seguire anche 08. Dietro per cercare di monitorare anche questi animali da guerra, perché... Ah, riguadagna 2 decimi. Ah, picchiolino ancora per il mio no! Basta. Non sono riuscito a vedere. No, l'ho visto io, l'ultima curva Lorenzo, più solo da me. Intanto in questo momento però Daddy è braccato a uomo dai Sbatti. Sbatti lo sta prestando a uomo e sicuramente vorrà portare l'attacco non in questo, forse nel prossimo giro, perché evidentemente ne ha di più e vorrà recuperare sui perché in questo momento mantiene il gancio su Daddy. Cioè Daddy nonostante ha problemi visibilmente sulla sua propria Ducati riesce comunque a mantenere la distanza. Vedi anche qui largo ha problemi di inserimento. Mantiene comunque, ripeto, contatto con Spider che è in quinta posizione di spazio, non vuole perdere il gancio e forse rischia però qui. Ok, prepara l'uscita. Prepara l'uscita! Ancora caduto di Valtteri. Peccato. Ora ha iniziato davvero bene. Intanto 7 decimi per Fidos. It's Bart me lo danno a 167 decimi. 167 anche. Però 6 decimi per Fidus sta arrivando. Resta con loro, io sto qua dietro nel caso succede qualcosa ti avverto. Sì. Comunque è bella da vedere la lotta per la prima posizione e comunque due sicuramente che nel campionato ci faranno vedere una posizione che va leggermente l'altro anche l'arco in questo momento, ma c'è un po' di contatto da parte di Denti con un
4 riesce sempre dagli 2 decimi, chiaro, però. Ah, però esce Marco. Ecco, è uscito male, qua è uscito male, infatti perdi tutti i semplici. Terfix adesso devi mantenere la calma e la concentrazione, e lo stesso vale per Chiaro. Se la gioca bene può anche pressione! Mamma mia, che rischio, che rischio! Calmi ragazzi. È qua 1-1, se non di più, comunque è tosta, Tanto che in curo di Tomo, cacchio. Quanto alla sua terza posizione con Rian con un'ottima prestazione, da dire, in gara, in qualifica anonimo, in gara un'ottima quarta posizione, sintomo che la costanza, vedi come premia, non aveva sicuramente un passo allucinante, ma neanche troppo lontano dai primi, e guardalo adesso, in quarta posizione, a giocarsela con il podio, a un secondo da Ken Kuroi. Questo insegnerà tantissimo a chi si può dei piloti in gara in questo momento rivedere la gara e mantenere la calma e la concentrazione. Imprimere il proprio passo fa veramente la differenza. È stato Perpetus, mantiene il suo picchiato, mantiene il gap. Su Perpetus ritorna agli 8-9 più o meno 8-9 decimi, mentre dietro sta per scatenare l'inferno. Perché Daddy perde tantissimo da Hitzpeter. In questo momento il distacco è 2 secondi, mentre Hitzbat è fucilato al codone posteriore della Ducati ufficiale. Forse Remore dal fatto non vuole dare un attimo di respiro. Sì, ma soprattutto anche Darius, che è come un falco lì per vedere se succede qualcosa tra i due, potrebbe approfittare. Ma largo qui, largo e non ho finito neanche a dire Darius. No, ancora troppo distante, prende il calcolo che purtroppo non lo fa uscire neanche troppo forte. Piccolino, troppo, guarda. Ho 5 decimi là davanti. 5 decimi, è incollato, ci siamo. Bersaglio acquisito, leggermente è maturo. E adesso il distacco non bisogna neanche più dirlo, sono attaccati, vanno bollati. Questi due piloti sono incredibile, sono attaccatissimi per provare all'esterno. Non può dargli l'esterno, Chiaro, non può dargli l'esterno. Oddio, cosa stava facendo Perfidus? Cerca non può! Mamma mia! Tenere l'interno però potrebbe tenere il favore di traiettoria, infatti. Però largo qui deve chiudere il Perfidus. Impressionante! Mamma mia! E si vede il sorpasso, attenzione, accelera lì sul cordolo. Vanno avanti adesso. Non deve assolutamente tranquillizzarsi Perfidus, perché sa che da un momento all'altro Chiado gli rilancerà. Mamma mia, che rischio, Chiado. Porca pupazza, per non dire porca puttana, che l'ho appena detto, no! Un attimo dalla pressione. No, sono commette errori, può provarci. L'arco per, so che concentrazione, manca ancora. Problemi di gomma. È uscito al doppio della velocità. Perfidus. Che gara però da parte di Perfidus, mostra ancora di avere veramente una marcia in più questo ragazzo. Chiado onore alle armi, perché comunque si è messo benissimo, ha mantenuto la prima posizione fino all'ultimo giro praticamente. Veramente un disastro a Darius da dietro, che ha passato Kirin e Bart perché era caduto. Comunque ho guardato un attimo la situazione delle gomme e Chiado ha la gomma anteriore molto più consumata rispetto a Perfidus, mentre Perfidus ha quella posteriore. Vedi, può ipotecare una stessa posizione un po' magra, peccato, intruppato un po' nel traffico, mentre Hitzpeter e Hitzbart, quelli che hanno dato fuoco e fiamme durante le qualifiche, si ritrovano relegati in nona e in quinta posizione. Sicuramente non il massimo. Un po' davanti per giro d'onore a questi due piloti che sicuramente gara hanno. Sicuramente una gara senza arcenare da. Ma il pilota KTM targato 56, Perfidus, sta per andare a vincere il Gran Premio di Jerez. E questa è l'ultima curva, non lo ferma nessuno. E va forse in cima in vetta alla classifica. E con questo la sigla qui, Perfidus vince! Chiado di impennata finisce in seconda posizione. E pure in terza posizione, miglior prestazione in quarta posizione. Mi fai danni in quarta. E
in testa Teddy. Teddy prova con l'impennata. Darius è picchiolino e si batte. Non ho altre parole, purtroppo. Troppe cadute. Picchio, arriva Jäger. Vazzer alle ultime due curve. Mamma mia. Mamma mia. Veramente mamma, una gara da mamma mia. Pizzeria, bacon and eggs, ragazzi, perché è stata una gara, secondo me, sensazionale. Veramente bellissima. Incredibile. Direi che... Ed ecco qui il vincitore, è anche poleman di questa pista per Fidus con la sua KTM, pilota francese, vince, sigla anche il giro veloce, ha fatto 3 su 3 oggi, seguito da un Chiado in perfetta forma, Yamaha seconda posizione, terzo Ken Kuroi con l'Aprilia, Riando quarto, limita i danni con la Suzuki. Comunque, ripeto, e da analizzare, non perché ti fichiado, per credere di Dio, cioè mi sta molto simpatico come pilota, è veramente forte e tutto, però da analizzare il contatto tra Perfidus e Valsez, sicuramente in commissione, perché comunque ho visto veramente una bella sportellata da parte di Perfidus che ha buttato fuori Valsez. Può essere, ripeto, può essere un problema del fatto che, come si può dire, la percezione dalla visuale TV mi ha fatto vedere una cosa che non era, però vista da fuori sembra così, quindi da analizzare, comunque da ricordare anche del fatto che poi c'è una commissione gara che valuta questa gara, e sicuramente ci sarà tanto da lavorare e da rivedere, perché comunque abbiamo anche detto ai piloti di... se possono anche, scusami, chiudo il discorso, se possono anche registrare le proprie gare in modo tale da avere anche una sorta di avvocato difensore, perché io dico ti ho colpito, ma non ho il video, è la tua parola contro la mia, quindi sì, bisogna anche dare una mano alla direzione gara e quindi dare la possibilità di avere del materiale visivo per poter giudicare i contatti di gara. Comunque, detto questo, è stata per me una gara impressionante, sono senza voce e sono veramente felice di poter dire che questa Academy League emoziona sempre di più. Sì, vedo che gara dopo gara iniziano a diventare sempre più bravi e più, diciamo, meno cattivi in confronto alle altre di come erano all'inizio campionato. Sì, inizio campionato c'era veramente Valli che ha il suo fascino, però fino a un certo punto, perché sono anche altri piloti. Qui abbiamo visto ancora qualche contatto, stiamo andando verso un grande miglioramento, cosa ho visto già in medium, ho visto... i piloti andare veramente molto pulito, veramente clean. Il miglior condotto di gara fino a questo momento c'era la Pro, è sicuramente innegabile come ci sia un rispetto veramente totalitario tra parte dei piloti, quella è l'ambizione, quella è dove ci si vuole arrivare. Intanto, se c'è la possibilità, vorrei intervistare solo un attimo, che sto mostrando la classifica dell'ultima gara. Sì, praticamente con questa gara Perfidus consolida la sua prima posizione. Esatto. Mentre peccato per Isbart, che molto probabilmente se è stato passato da Chiado. Anzi, togliamo Chiado... molto probabilmente è stato passato da Chiado in classifica. È Chiado remore dal fatto che ha fatto una prima e una seconda posizione molto solide, però Perfidus caduto, largo, stretto, quello che è, ha perso tantissimo tempo e guarda là in prima posizione. Io due domande ve le farai. È un ragazzo da Academy o un ragazzo da Open? Comunque ha fatto una gara impressionante e ha sicuramente dimostrato che il limite per il momento, l'asticella la tiene lui, è il Marc Márquez dell'Academy League, e su questo non c'è niente da dire, e rende ancora più epica la prestazione di Chiado. Detto questo, se c'è la possibilità... Sì, dalla regia mi dicono che volendo tutti e due i piloti Ducati sono disponibili per l'intervista. Ok, io se si può parlare principalmente con te, ti farò fare... Se portiamo subito la chiamata con Daddy. Dei tempi stavamo tutti lì, eh? Eccolo, con i tempi stavamo tutti lì. Daddy, sì. Prima di tutto, complimenti. Sì, buonasera a tutti. buonasera. Intanto... E vorrei farti comunque i complimenti, anche se è una gara abbastanza particolare. Comunque, diciamo che
da parte nostra, da quello che abbiamo potuto vedere da fuori, è stato un inizio gara abbastanza caotico. Al solito, Purtroppo, esatto. Purtroppo sì, però si sta andando verso una direzione positiva. Purtroppo ancora le prime fasi c'è un po' di cavalleria, magari la seconda parte di classifica che vuole farsi vedere un po' nelle prime fasi perché poi viene relegata per questioni di passo nelle ultime posizioni e quindi loro hanno questa visibilità che sono i primi passaggi, poi un po' ne pagate le conseguenze, no? sì, è chiaro. All'inizio c'è sempre un po' di foca. Io mi aspettavo che in curva 1 qualcuno andasse per terra, infatti è stato così. Infatti, io sono sempre molto calmo all'interno, sereno, proprio per evitare queste cose. Salvo poi uccidermi da solo sui cordoli, chiaramente. Quello purtroppo se in diretta io l'ho visto, è un cordolo che purtroppo non solo te ha fregato, passami il termine, Lo so, però però ti dico, guarda, durante le prove io quel cordolo non l'ho mai preso, mai. Mai vedi, preso. ci sono stato Durante anche la pressione della gara. la gara avevo qualcuno dietro attaccato sicuramente in quel giro, erano un paio di giri che stavamo attaccati e mi sono distratto un attimo, mi Se sono non allargato. sbaglio, Mi era sembra Darius. Bart o oh, sì, No, Dart o Darius, mi sembra Bari. Darius, mi ricordo. Ma Comunque comunque. è un peccato perché avevamo tutti il passo lì sul Esatto, quello 35 stavo per qualcosa. arrivare. Perché comunque avevate tutti lo stesso passo, ma Sì. comunque, vedi, se rimani intruppato nel traffico, Ma vuoi più che non vuoi. altro, guarda, secondo me poi vince chi fa meno errori, in realtà. Chi la spunta Sì. la prima curva e chi fa meno errori e viene coinvolto meno in bagarre. Io fortunatamente Esatto. poi dopo la caduta non ho fatto grande bagarre, qualche sorpasso, però è stato tutto abbastanza libero. Sono caduti gli altri davanti, in Sì, realtà. no, serviva solamente mantenere il passo. Senti, io innanzitutto non so se Ricca ha qualche domanda da farti, dice un secondo la parola e per poi farti io un'altra domanda. Non so se Rick hai una domanda per te. Ma... No, volevo solo un attimo la conferma. Quindi te con le gomme cosa avevi scelto già Ho di scelto la potenza? soft all'anteriore e la hard a posteriore. Sì, infatti ecco, Madonna. è la soft che comunque Stato un ti ho visto un azzardo, po', è stato un azzardo secondo secondo me, verso me, un fine gara. po' perché infatti Diciamo era più io lungo, da quello che l'avevo ho provata visto. tanto, però da metà gara in poi cedeva, chiaramente ha ceduto parecchio. In realtà mi aspettavo di fare una gara più davanti, che non ripartire da undicesimo e dover recuperare sei posizioni. Ma su Però ci sta. questo ne siamo sicuri, poi ripeto, la live eravamo molto carichi per quanto riguarda la tua gara, eravamo sicuri che avresti comunque dato la possibilità a noi tutti di vedere il daddy, quello vero, purtroppo ancora esce fuori, però Grazie. sai cos'è, io ti conosco da un po', so che comunque hai bisogno dei tuoi tempi a livello, parlo di gare singole, cioè tu sei già competitivo, però hai bisogno che determinate situazioni accadano, cioè nel senso, se già il fatto che non ci siano troppe bagarre inizio gara, sicuramente giocherebbero tanto a tuo vantaggio perché la possibilità di imprimere il tuo ritmo, E poi però è anche vero che le gare sono anche queste, se non ci fosse Perfido sarebbe tutto più facile, diciamo no? così. quello è un po', diciamo che quello è un po' in tutte le categorie. No, è bravo, non fa errori, vi ripeto, è un martello, è un martello. È pure caduto, è quello il bello. Immagino, 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 ma Quindi infatti siamo bravo, arrivati adesso. tutti lì vicini, deve essere stata una bella gara, ora me la vado proprio a rivedere, Sì, è ragazzi. stato, Sì, anzi, un'ultima, poi, te lo puoi dire ormai, l'avresti montata sta soft? Non ho capito, scusami, hai L'avresti montata allargato questa soft una. all'anteriore? Certo, tutta la vita. Tutta la Vabbè, vita l'hai diciamo montato che comunque la soft, sai. se ti sentivi così, allora è ok, perché da fuori soffrivi, cioè sembrava che soffrivi tanto in percorrenza in ingresso, allargavi tanto e lasciavi un portone aperto che era impressionante. Allora, rispetto alle Però. prove che ho fatto gli altri piloti, effettivamente ora era più caldo, perché Ah, ecco, teneva ok. meno effettivamente, devo dire. Quindi Comunque magari una questione di temperature, però alla fine dai. Comunque una sesta posizione. ci tengo a ringraziare tutti quelli che partecipano a questo campionato, chi lo commenta e chi si sbatte per fare gli stream, soprattutto, perché non lo fa mai Grazie. nessuno, è giusto farlo. Oh, l'ha detto lui, grande. No, però veramente, grazie a voi che siete veramente fortissimi e ci Riuscite a date la dare uno possibilità di. spettacolo Sì, ci incredibile. fate finire senza voce tutte le sere, quindi grazie. Fa piacere che vi divertiate, questo è l'importante. Siamo Grazie qui per divertirci alla fine della sera. a voi. Oh, grazie Davide, un abbraccione Ragazzi, grandissimo. a Ciao. voi. Ciao Buona belli. serata, ciao. Ciao, ciao, ciao. Perfetto, dai, alla Ok. Direi fine che... Zeddy secondo me è comunque contento della prestazione. Sì, Un ottimo passo.
risultato riuscito anche a sicuramente non da limitare i danni. giustizia. Sì, sicuramente. Adesso però arriva Volendo mi il dicono che sono toro. sia Picchiolino che Chiado, volendo No, per il toro, l'intervista. dammi il toro. Dammi il toro di Picchiolino. Voglio Arriva, arriva. spremerlo. Mandiamogli subito la chiamata. Buonasera. Sì. Buonasera. Buonasera. Ci senti? Sì, io sento voi. Senti, Ok. sì, allora, prima cosa, io ti ammazzo, te lo dico dal cuore, io vengo là dove sei, ti accoltello perché io che devo fare con te? Cioè, mi fai svenare, fai delle cose allucinanti in qualifica, poi in gara le prime fasi, bellissimo, c'è da vedere veramente, dopodiché va bene, c'è il contatto, la caduta, la rabbia, frustrazione, ti sei pure No, sputato nel no, non è microfono. frustrazione. Il problema è che io praticamente ho fatto una gara contro le persone, non contro me stesso, contro gli altri. Io ho fatto una gara contro degli individui che cercavano per forza di starmi davanti e comunque sia mi hanno buttato fuori un paio di volte e più c'è gente che rientra dalle cadute in modo veramente Sì, pericoloso. Darius Non, verrà. Sì, cioè, quello io l'abbiamo raga, visto. io con Però tutto il vai. bene del mondo, però non si riesce a tenere la concentrazione. Dopo la quinta posizione in poi, cioè i primi quattro stai lì, stai concentrato, giravo il 36 che cazzo era basso, ho fatto solo un Vinto. 35,9, ho fatto solo un 35,9 nel giro in cui sono riuscito a star libero, ma non sono riuscito a fare praticamente giro nella metà della gara perché una volta uno mi entrava, una volta ho fatto una cavolata io perché vuoi non vuoi anche io le ho Sì, eri fatte, frustrato, no, eri arrabbiato, cioè si però vedeva da fuori io che sei sembrava molto di star a arrabbiato. correre contro le persone, no? A un certo punto ho detto, vabbè, faccio la gara a mia, vedo quello che esce. Infatti Certo, poi intanto. Sbarta è ricaduto. Problema, secondo me, grande è che c'è qualcuno in questo campionato che sta cheatando e il cheat riguarda la non caduta della moto quando viene bloccato l'anteriore. Non è la prima volta che lo vedo, eh? Questa è una Quello l'abbiamo cosa visto anche noi, però diciamo che è un No. po' difficile da. È un po' Che puoi difficile, mettere lag però o altro, sì, però l'abbiamo notato anche noi. non è possibile che le persone cadano, cioè capisco il lag, capisco tutto, ho visto un'altra cosa già in pubblica, su questa cosa indagherò e vedrò aggiornati perché se c'è cheat, raga, vengono direttamente espulsi dal campionato perché noi stiamo qua, io personalmente sto qua allenando veramente per cercare di ottenere un risultato e poi in gara non c'è una cosa, veramente Sì, gara no, pessima per me. mi dispiace perché comunque hai una grande fetta di ragione, che comunque l'abbiamo visto tutti, sei stato inquadrato tanto, quindi lo sappiamo cosa ti è successo, non hai da dire nient'altro. L'unica cosa che se ti possiamo dare un consiglio facile da dire da una parte del commento, hai l'animo abbastanza da torello, cioè nel senso, Sì, vedi che succede una cosa del genere, respira. Prendi fiato perché poi prendi la parte di quelli che ti hanno buttato per terra, capisci? Cioè, la lo differenza è sottile. Tu hai tutte le ragioni del mondo perché l'abbiamo vista la gara, so. ok? No, ma Però. io ho sbagliato all'inizio, sono andato lungo alla staccata, ho chiesto pure scusa subito, però c'era praticamente un certo punto, non mi ricordo se ero quarto o qui, stavo praticamente attaccato a perfetto, c'era una persona, mi ricordo chi era dietro di me, che continuava a fare delle cazzate per mandarmi di fuori, che mi ha mandato in bestia. Mi sembra che era proprio Darius, raga. E a me, cioè, io non voglio puntare il dito contro le persone, però se stavo a fare una gara, stavo a cercare di far passo, che tu mi devi mettere davanti per forza, non ci sta. Sì, no, e ha Staccate fatto, fuori in guarda, bonde. a prescindere dalla condotta di gara in questa cosa qua, la cosa brutta è rientrare in un lato della pista e accentrarsi. No, ha tagliato tutto, prima. Io No, non no, no, sapevo l'ho dico, se buttarmi visto. a sinistra o a destra. Alla fine mi sono buttato a No, no, no. destra pensando che lui entrasse. Alla fine ha allargato, quindi se io sono andato a finire sul cordolo e sono andato dritto addosso al muro. Cioè, era meglio se cadevo in quella situazione. No, no, Io ho perso tutte le posizioni. sì, no, no, Comunque. sicuramente indagheremo, sai che Sì, la però. direzione gara che c'è dietro, comunque purtroppo lo rivedrai la gara, abbiamo detto che comunque hai la possibilità di batterti con i primi tre in tranquillità, però purtroppo succedono queste cose qua che penalizzano non poco, come dici tu, dalla Guardate, quinta io posizione in poi è un vortice, no? Passi sì, uno, ti ripassa l'altro, non c'è sono questa d'accordo. filosofia che magari stai avanti tu, io ti sto dietro, cerchiamo di Esatto, recuperare insieme, no? non c'è questa filosofia.
questa cosa qui, purtroppo, anche in medium, qualche volta. La filosofia arriva fino al quinto, perché i primi cinque hanno la testa per fare sta cosa, dopodiché succede praticamente il putiferio. Allora, io non voglio dire che arrivavo prima a sta gara, perché questo non è vero, perché qui era veramente assurdo. Quando voleva e decideva lui, prendeva e si andava. Io qua, secondo me, potevo fare o secondo, o terzo, o quarto. Secondo, dalla fortuna, è quello che succedeva. Comunque sia, è andata così. Comunque sia, secondo me, una gara che comunque... fatto vedere le prestazioni ce le hai, devi solamente ingranare tanti appuntamenti per poter esprimere il tuo potenziale, detto da me. Un secondo che mi assento, se puoi continuare tu con l'intervista, scusatemi. Prego. Poi credo sia dovuto anche ai pochi giri che porti a molti piloti a cercare di spingere subito per... Sì, la cosa secondo me sbagliata mia è che spingo subito inizio gara. E invece dovrei far contrario, cioè prendermi l'adagio, aspettare che magari gli altri facciano cavolate e poi mi passo. Invece mi faccio prendere troppo dalla foga, questo l'ho notato. Sì, cioè ci si lavorerà, magari con qualche giorno di allenamento col team Ducati già. Di Open Academy League. Ma la cosa è che pure con il tempo di giro... Eccomi. Bravo. Non me l'aspettavo di far 35 basso. Comunque in gara 35,8 lo portavo solo che my bad, ma anche tutta la situazione male. Un po' di lag, non so. Lo sento, pensavo di essere io, non ho detto nulla. Vabbè, comunque il succo della questione, purtroppo c'è stata questa situazione vortice che comunque verrà sicuramente analizzata, quindi posizioni provvisorie, vedremo alla fine cosa succederà, una gara che comunque purtroppo un'altra gara che verrà presa sotto esame dagli Stewards, sì, vedremo. Poi sicuramente sui social vedrete i risultati. Sì. Grazie finale. Ancora per la tua presenza, per la passione che ci metti. E grazie a voi ragazzi. Sei veramente una buona persona, quindi prima di tutto questo, poi le prestazioni in pista, quindi ti ringraziamo. E grazie a voi per l'organizzazione, raga. Grazie a voi. Ciao bello. Grazie. Buona serata. Ok. Purtroppo un peccato perché mi dispiace tanto sì. E se abbiamo chiaro, magari... Non è una gara che si aspettava, sì, cerco subito un attimo di... Avvia la chiamata con lui. Che cosa gli dico a questo? Che gli dico per primo? Complimenti, bravissimo. No, bravo, 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 bravo. Complimenti. Ci ho provato, ma no. Non ho sbagliato una curva. Per me sei un guerriero, no. Punto e basta, non me ne frega niente. Cioè, per me hai vinto tu, cioè, punto. Ah, no. Non me ne frega niente. No, a parte... Hai fatto un'ottima prima parte di gara, incredibile. Sono di parte, però ammettiamo una cosa, cioè, Chiado, complimenti perché dalla partenza alla curva 1, entrare così in curva 1 ci vuole coraggio. Lui ha fatto bene... Con le marce di panel ne ho in partenza. Prima, terza, quarta, parte via a moto. Però veramente, sono veramente contento che il tuo sorpasso, che per me è stato da fuori, ho detto, mo la fa, la fregata. Invece no, l'ha tenuta all'interno. Però lì ero sicuro. Ero veramente preoccupato. Se sapevo che... per cosa? Se succedeva qualcosa, comunque, cioè, si è entrato fortissimo e l'hai chiusa. Per me hai fatto una prima curva veramente, cioè, ci vogliono le palle, hai detto proprio. Ah sì, no, lì ne avevo quei due che andavano troppo più forte, sono davanti anche a me, dovevo entrare almeno, dovevo provarci subito. Senti, la gomma dietro. Perché comunque alla fine è ok che Perfidus ne va di più, però in due curve ti ha dato in proprio una cosa impressionante. Che cosa io ho fatto 30... No, io a posto con le gomme, non era a metà, avevo quel 30... alla fine avevo 36 e mezzo, non avevo problemi però, non che più... stava bene esatto, la gomma, io ho sbagliato una curva, ho fatto MH. Ah, è buono. Vedi?
Vedi, però alla fine la M Avevo provato la M prima, ma mi trovavo, mi cioè, andava per bene là. dirti a titolo informativo, dietro il 35,8, 35,9, però impegnati nella bagarre e facendo anche qualche stupidaggine, questo insegna ancora di più. Sei forte è tutto, ma se non c'è il passo e la costanza, e soprattutto se non fai errori, soprattutto in queste categorie qua, non gli vogliono entrare in testa. Se non fai errori qua rischi di vincere. Cioè, Sì, devi ho arrivare tipo. martellato primi giri 36-1, 36-2, 36-1, poi 35-7, 35-7, 35-8. Ho fatto fino Però al decimo giro 35 infatti alto. io ho difficoltà a farti la domanda perché hai fatto tutto E io quello che non so. secondo me potevi fare, secondo me hai dato il 100%, una cosa sola, magari sai com'è, una staccatina un po' un po' Ci ho oltre il limite, provato. È che mi ha e preso ti nel dico posto questo. sbagliato, perché lì Ah. dopo è tutta così, non sono riuscito a buttarmi dentro, ho fatto due curve a 1 mm, dopo mi è andato via che ho sbagliato Sì, il perché lì millimetro. Perfido soffre tantissimo la pressione, se lì Ho facevi sbagliato qua era. veloce, mi ha dato quel mezzo secondo, dopo ho provato subito, ho provato, ma era nel posto sbagliato per provarci. Mamma mia. Rick, dimmi tu, se hai qualche domanda per Dopo io non me. so nel rettilineo al primo giro, perché allora secondo me, allora io mi sa che laggavo perché un po' lo vedevo, Sì, però ma lui siamo nei primi giri, poi abbiamo visto che ti sei stabilizzato. Bart anche secondo me un po' laggava perché lui era l'unico che vedevo tipo per terra la marca Eh sì, e pure noi, purtroppo. quello è quello che ha detto anche E Picchiolino, che vogliamo infatti infatti indagare un attimo. è caduto sul dritto, infatti È anche lo per me un'immagine scherzone, da la lui. mia visuale io l'ho tampo, cioè ci siamo quel, il classico posteriore con ante sul Sì, dritto, io quello ero è crollato. Guarda che rischiai pure tu, eh. quindi è un, secondo me è un lag di entrambi, ci siamo trovati Sì, sbagliato infatti perché io chiamiamolo laggavo. contatto di lag, gara. No. Sì. Vi siete dati un bacio di No, lag. meglio così, adesso sono secondo nel mondiale. No, infatti, come lo prendiamo a questo Solo fraccino? che in 4 giri ho detto non ho fatto dei 36, l'ho tenuta 7 decimi un po' dopo, però io più di così non avevo, quindi non ho sbagliato niente, va bene, qualifica perfetta, qualifica prima qualifica dell'anno fatta bene. No, alla fine, sul finale, hai fatto veramente paura. Sono veramente contento per te perché, cioè, perché mi piaci di più, tra virgolette, per dire. Perché tu ho visto proprio la fase di crescita. Cioè, alcuni sono cresciuti ma non hanno imposto il loro ritmo. Invece tu, piano piano, sei partito, hai fatto quello che dovevi fare, hai fatto i tuoi step e secondo me stai facendo un grande miglioramento. Secondo me tu sei un candidato per la vittoria del titolo, ma non perché, te lo dico così a cavolo, perché Perfidus attualmente è illegale, però Perfidus ha una differenza rispetto a te, cioè Perfidus Baglia. è incostante, tu invece sei costante, quindi Ah, questa cosa ti può aiutare, tra virgolette, per cercare di tenere i denti stretti. Ovviamente non è ci solo proviamo. compito, non è solo compito tuo cercare di mantenere dietro Perfidus. Un Sì, po' il va compito bene. di tutti, ma se si danno continuamente fastidio, la cosa resta difficile. Non so se Rick ha altre domande, se no possiamo iniziare a dare i saluti e No, tornare sulle diciamo che è categorie. stato esostivo su tutto. Quello che Speriamo di fargli la volevo sorpresa a dirti. casa sua alla prossima. Ti diamo un grosso abbraccio e complimenti per la tua seconda Grazie. posizione. Attualmente secondo nel mondo. Ancora complimenti per la gara e niente, grazie ancora per essere Grazie. stato con noi. Vediamo lunedì. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao. Ok, molto Rick. bene. Allora, giusto un breve flash per cercare di creare una situazione in modo tale che chi ascolta si ricordi dei nostri appuntamenti. Abbiamo il 18 novembre la gara a Le Mans, quindi freschi freschi, subito subito. E dopodiché abbiamo la gara del Mugello per quanto riguarda l'Academy e la Open, mentre per quanto riguarda la Medium, correggimi se sbaglio, abbiamo a Le Mans la gara il 21 novembre e Mugello il 28 novembre, mentre per Sì. quanto riguarda la Pro abbiamo Le Mans il 22 novembre e Mugello il 29 novembre. Quindi abbiamo due appuntamenti insieme, divisi solamente da una settimana l'uno dall'altra. Sarà sicuramente molto importante vedere i passi dei nostri concorrenti per capire anche un po'
come si svolgerà questo due weekend senza fiato e senza sosta. E niente, cosa posso dire di più? Di ringraziarvi tutti quanti per essere stati con noi, per continuarci a seguire. Ci sono i nostri siti MSGP, c'è il canale Twitch, mentre per quanto riguarda Instagram sempre MSGP. E niente, ti ringrazio per questo commento e per essere stato con me. E niente. Grazie a te, grazie per guardarci, vi aspettiamo alle prossime gare. Ciao a tutti! Ciao ciao!